Illustrati a cittadini e associazioni nuovi servizi della provincia di Pesaro Urbino per garantire il diritto all'accesso alle informazioni. Giornata della trasparenza presso la provincia di Pesaro Urbino, un'occasione per presentare i nuovi servizi in tema di accesso all'informazione, con i cittadini che potranno ottenere atti pubblici senza dover fornire una ragione della loro richiesta. Il servizio di Maria Chiara Perri. Una casa di vetro, aperta alle istanze di informazione di tutti i cittadini. Questo si propone di diventare la provincia di Pesaro Urbino, una delle amministrazioni pilota a livello nazionale per l'attuazione della riforma Madia del 2016 in tema di anticorruzione e trasparenza. L'accessibilità dei dati deve essere una priorità, la conoscenza da parte dei dati da parte del cittadino una priorità, e da questo punto di vista gli uffici stanno lavorando affinché questo possa essere un obiettivo da centrare in questo 2018. Nell'ambito della seconda giornata della trasparenza sono stati illustrati a cittadini e associazioni i nuovi servizi per garantire il diritto all'accesso civico. Oltre all'obbligo di pubblicazione di numerosi documenti, anche online, la riforma prevede che siano forniti gli atti pubblici di interesse a chiunque ne faccia istanza, senza che debba essere dimostrato uno specifico e concreto interesse da tutelare, come già previsto dalla legge. Grazie al progetto Riforma Attiva, seguito dal Formez e dal Ministero per la Semplificazione Amministrativa, la provincia ha predisposto un regolamento per la gestione delle procedure, apposita modulistica e un registro degli accessi integrato col protocollo informatico. È già possibile accedervi dal sito della provincia di Pesaro Urbino. I cittadini potranno presentare le richieste di accesso agli atti e ricevere i documenti in via esclusivamente digitale. Questo tipo di riforma sviluppa molto un flusso delle informazioni dall'amministrazione verso i cittadini rapido, non costoso per il cittadino, e quindi in particolare utilizzando gli strumenti di internet, dell'acquisizione via web o via posta elettronica certificata di questi dati e di queste informazioni.